Ciao, sono Simona. Vi presenterò ora l'iniziativa dell'Informa Giovani che si terranno nel mese di febbraio. JobPoint, primo impiego. Lunedì 4 febbraio, dalle ore 15 alle ore 18. Incontro all'Informa Giovani a cura dell'agenzia WorkOp. Gli argomenti trattati saranno gli strumenti di ricerca attiva, dote lavoro regionale, le novità sull'apprendistato, tipologie contrattuali. Per iscrizioni, recarsi all'Informa Giovani negli orari di apertura. Milano per lo spettacolo, Teatro Stagione 2012-2013. È un'iniziativa a cura dell'Ufficio Teatro e Danza. Presso la nostra sede potrai ritirare il coupon che andrà presentato alla biglietteria del teatro e permetterà l'acquisto di un biglietto al prezzo ridotto di 3 euro. La prossima distribuzione sarà martedì 26 febbraio 2013 dalle ore 15 per due spettacoli. Il piacere dell'onestà di Luigi Pirandello presso il Teatro Sala Fontana e il Blondi di Massimo Sgorbani, Piccolo Teatro Studio Expo. Nuovo apprendistato. L'apprendistato è un contratto che ti permette di entrare nel mondo del lavoro in modo qualificato, senza dover rinunciare allo studio o all'acquisizione di competenze professionali. Tutte le informazioni sulle opportunità offerte e gli strumenti necessari per intraprendere la tua carriera da apprendista le puoi ricercare nel sito www.nuovoapprendistato.gov.it. Media Library Online. Tutti gli utenti iscritti alle biblioteche comunali di Milano possono oggi leggere e scaricare versioni digitali delle principali opere italiane. Tra gli ebook sono disponibili anche dizionari e le edizioni complete di quotidiani e periodici, sia italiani che stranieri. Rientrano nel servizio digitale anche audio musicali e video in streaming. Per attivare l'utenza basta rivolgersi alla biblioteca più vicina. E il servizio è gratuito. L'Associazione Legambiente riceve le preiscrizioni ai campi estivi all'estero fino alla data del 28 febbraio 2013. Per ricevere il programma dei campi previsti per i maggiorenni e per i ragazzi di 16-17 anni potete contattare l'ufficio volontariato. Restano comunque aperte le iscrizioni ai campi che si svolgono in primavera e in inverno. L'Associazione Culturale Eufemia ha aperto le candidature per due scambi internazionali in Turchia e Romania. Scambio internazionale 20-28 aprile 2013, Alternating Current, Turchia, Muğla Bodrum. Questo scambio internazionale ha come argomento le energie pulite, le strategie di sviluppo e i modi di produzione. Scambio internazionale 19-28 aprile 2013, Solidarity and Understanding Between Neighbors, Romania. Gli argomenti di questo scambio sono i pregiudizi, la discriminazione, le differenze, la conoscenza interculturale e la solidarietà tra i diversi paesi. Facts for Peace, Facts for Tolerance. È un concorso internazionale rivolto agli studenti e artisti ai quali viene richiesto di inviare immagini, video o animazioni da loro stessi elaborati sui temi della pace, della tolleranza, dei diritti umani, della lotta contro ogni forma di razzismo. Un'apposita giuria, composta da esperti della comunicazione, testimoni del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo e rappresentanti del mondo della scuola, selezionerà 7 opere. La scadenza è prevista per il 28 febbraio 2013. Per il mese di febbraio è tutto. Grazie, ciao!